L'arterite a cellule giganti è una patologia, per fortuna rara, ma che espone il paziente a dei gravi effetti collaterali che in certi casi possono arrivare anche alla cecità. Questa patologia viene tenuta abbastanza bene sotto controllo attraverso l'utilizzo cronico del cortisone, che però è un farmaco, come sappiamo tutti molto bene, che espone il paziente poi a tutta una serie di effetti collaterali. Al congresso americano di reumatologia, l'ACR, è appena stato presentato uno studio molto importante che per la prima volta dimostra che un farmaco biologico riesce a contenere al massimo l'utilizzo del cortisone tenendo sotto controllo la malattia. Noi ce lo facciamo raccontare da quello che pensiamo sia in Italia il maggiore esperto di queste patologie, che è il professor Carlo Salvarani, che abbiamo incontrato qui a Rimini al congresso nazionale di reumatologia. Allora professore, facciamo, prima di entrare nello studio, vorrei chiedere innanzitutto che cos'è l'arterite a cellule giganti. L'arterite a cellule giganti è una vasculite dei grandi vasi, è una vasculite che può determinare cecità nel 20% delle persone se non riconosciuta precocemente e non trattata adeguatamente. Può dare anche accidenti cerebrovascolari, che vuol dire stroke o TIA. Bisogna fare una diagnosi precoce si fa o con la biopsia dell'arteria temporale o mediante l'immagine, soprattutto angio-TAC, angiorisonanza magnetico, TAC-PET, e una diagnosi precoce permette di iniziare una terapia steroidea precoce che previene gli accidenti cerebrovascolari e la cecità. Vi ricordo che è una malattia dell'anziano, quindi non ci sono pazienti al di sotto dei 50 anni, ma la frequenza della malattia aumenta con l'età, con un massimo nei pazienti di 80 anni. Quali sono le cause? Le conosciamo? Le cause sono sconosciute dell'arterite a cellule giganti. È una reazione, l'arterite a cellule giganti è una vasculite dei grandi vasi. Come nell'artrite reumatoide l'articolazione è il bersaglio dell'infiammazione, nell'arterite dei grandi vasi il bersaglio dell'infiammazione è la parete dei grandi vasi, la parete dell'aorta. Ecco, veniamo invece allo studio presentato a Washington veramente pochi giorni fa, che ha confrontato appunto l'utilizzo del tocilizumab in associazione con gli steroidi verso i soli steroidi. Ecco, perché è stato disegnato in questo modo il trial? Allora, il cortisone è in grado di prevenire la cecità e di terapizzare l'arterite a cellule giganti, però sono pazienti anziani che hanno molte comorbidità, quindi una terapia steroidea prolungata determina importanti effetti collaterali che sono presenti in circa l'80% dei pazienti trattati con steroidi e circa il 50% ha due più effetti da terapia steroidea. Quindi è molto importante avere a disposizione dei farmaci da associare al cortisone che permettano di risparmiare lo steroide. A tutt'oggi i risultati sono deludenti, è stato provato il metotrexate che è un immunodepressore tradizionale, ma se funziona con un piccolo effetto risparmiatore di steroide dopo un anno di terapia, e sono stati provati anche degli agenti biotecnologici utilizzati per artrite reumatoide, gli anti-TNF, però l'esito è stato molto deludente perché non sono in grado di risparmiare lo steroide nell'arterite a cellule giganti. Ecco, col tocilizumab invece cosa si è visto? Il tocilizumab è un farmaco che blocca l'interleuchina 6. L'interleuchina 6 ha un ruolo importante nella patofisiologia, nel meccanismo che determina l'infiammazione in questa malattia, perché si trovano elevatissimi livelli di interleuchina 6. E il tocilizumab per la prima volta è stato dimostrato che un farmaco che blocca l'interleuchina 6 è in grado di risparmiare steroide, ma è in grado di risparmiare steroide direi alla grande, perché vi è un risparmio a un anno del dosaggio della dose cumulativa, noi la chiamiamo dose di cumulativa di steroide a un anno, del 50%. E vi ricordo che gli effetti collaterali da steroide nell'arterite a cellule giganti sono strettamente rapportati alla dose cumulativa di steroide, cioè maggiore la dose cumulativa di steroide, maggiore la probabilità di avere effetti collaterali. Quindi avere un farmaco in grado di risparmiare steroide di più del 50% della dose cumulativa di steroide è un'ottima notizia per i pazienti affetti da arterite a cellule giganti. Ecco, questo studio che si chiama JACTA, che prospettive apre a suo parere? Il JACTA apre la prospettiva di finalmente avere a disposizione, probabilmente fin dall'inizio, anche se bisogna definire bene i sottogruppi dei pazienti a cui associare il tocilizumab allo steroide nell'arterite a cellule giganti, ma avere a disposizione per i pazienti per la prima volta un farmaco che permette di risparmiare steroide e quindi di ridurre anche gli effetti collaterali che, come vi ho detto, sono importanti rapportati alla terapia steroidea in questi pazienti che sono anziani, hanno molte comorbidità e quindi gli effetti collaterali determinano una riduzione della qualità della vita molto importante. L'effetto del tocilizumab si mantiene nel tempo?
uno dei problemi che sarà da capire è quanto dura l'effetto del tocilizumab. A tutt'oggi noi sappiamo che l'effetto si mantiene finché si fa la terapia. Ancora non abbiamo dati sufficienti per capire nei pazienti che raggiungono la remissione sostenuta, quando sospendiamo il tocilizumab, cosa succederà in questi pazienti, se la malattia, la remissione persiste anche senza il farmaco. Vi ricordo che questi sono pazienti liberi da steroide, quindi sono in remissione sostenuta senza terapia steroidea, quindi noi non sappiamo bene a tutt'oggi se sospendendo il tocilizumab questi farmaci, questi pazienti recidivano oppure se la remissione viene mantenuta. Però vi ricordo che il JAKTA, oltre ad avere una fase doppio cieco controllata, una fase in aperto che ancora non è stata conclusa, e questa fase in aperto, quando terminerà, ci darà una risposta a questo importantissimo quesito.